Sei riuscita a trovare lavoro? No, ma ho un presentimento. Sul serio. È una fan del nostro programma? È molto interessante. Sì, lo so, fa schifo. E nella puntata di domani vi mostreremo quello che si può fare con le vostre bottiglie di shampoo quasi vuote. Ah, ci hanno tagliato il personale e i fondi. Tutti quelli che ci hanno lavorato sono stati ridicolizzati in pubblico. E oltretutto la paga è una miseria. Accetto. Mi piacerebbe che lei venisse a lavorare con noi a Daybreak. Dopo la carriera che ho avuto. E cucinerà lui? Sarà in grado di parlare anche di moda e di gossip? Neanche morto. Sei un idiota presuntuoso e fastidioso. Un idiota fastidioso che guadagna 3 volte quello che prendi tu. Se ti va, mi piacerebbe invitarti a bere qualcosa con me. Che sta succedendo? Mike si è offeso per una parola del prossimo servizio. Ma se parla di pulcini? Non dirò mai fuffoso. È strano che Jerry ti abbia assunta. Non ci sai fare. E poi il tuo curriculum. Domani Colin ci preparerà il classico piatto inglese, salsicce e purè. Perché tu ti sei rifiutato, Mike? È difficile intromettersi quando parli di salsicce. Non era così male. Sicuro che la tua sveglia sia affidabile? Vuoi far calare a picco gli ascolti? Sei qui per questo? Non annoiare la nazione con il tuo atteggiamento da prevaricatore. Stronza. Mike! Qui nessuno riesce a lavorare in pace perché voi due non sapete fare altro che litigare! E siamo in onda? Bentornati a Daybreak. È solo il mio lavoro, non la mia vita. Say what you want. Questa era orrenda. Rifacciamola.